Sicuramente hai sentito parlare mille volte dell'Impero Inca, ma sapevi che alla base della sua fondazione ci sono vari elementi magici della cultura andina? Accompagnami a vedere questo video per saperne di più. Secondo un'antica leggenda peruviana, tantissimo tempo fa l'intero pianeta venne colpito da un diluvio. Una volta che terminarono le piogge, quattro fratelli, insieme alle loro rispettive mogli, decisero di lasciare il loro rifugio nel monte Tamputoku. I loro nomi erano Ayar Manco e Mamma Ohio, Ayar Uchu e Mamma Rawa, Ayar Kachi e Mamma Kora, Ayar Auka e Mamma Wako. Quando si accorsero del disastro che aveva colpito i terreni circostanti, decisero di spostarsi verso sud alla ricerca di terreni più fertili. Durante il viaggio, Ayar Kachi entrò in conflitto con i suoi fratelli, a tal punto da spingerli a rinchiuderlo in una caverna. Infatti lo mandarono alla ricerca di cibo in una grotta e una volta dentro gli chiusero l'entrata della caverna con un gran sasso. Le urla di dolore e di rabbia di Ayar Kachi fecero tremare il mondo intero. Gli altri fratelli proseguirono il viaggio verso sud e arrivarono al monte Wanakauri, dove si trovava un'effigie di pietra che era considerata sacra dai nativi. Auka decise di sfidare gli dei saltando sull'effigie di pietra e una volta posto il piede nella rocca venne trasformato in pietra. I due fratelli restanti continuarono il viaggio, ma Uchu decise di esplorare una zona vicina. Camminando si accorse di essere dotato di ali, che lo portarono così in alto fino al sole, dove si trasformò in pietra. L'ultimo dei quattro fratelli, Ayar Manco, arrivò insieme alle quattro donne alla valle del Cusco, dove fissò il proprio bastone dorato che gli aveva donato il dio Inti. Fu così che nacque la città del Cusco, capitale dell'impero Inca, una cittadella fondata in onore degli dei Inti e Wiracocha. Ayar Manco poi divenne Manco Capac, il primo imperatore Inca. Di lui non si hanno molte notizie prettamente storiche, ma si dice che fu figlio del dio Inti e fratello di Pachacamac. Inoltre è venerato come dio del sole e del fuoco. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale L'Italia per te dando clic nella campanella, così riceverai le notifiche ogni volta che mettiamo un video sul nostro canale. Ti aspetto, ciao!